Ebbene, dal piazzale esterno del santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo siamo entrati in chiesa. Questa immagine è proprio uguale a quella della statua che vi faccio poi vedere. Questa è in fondo alla chiesa. Quando uno entra trova questa immagine. Poi, ecco, partiamo da qui e vi faccio vedere alcune cose, per esempio c'è questa vetrata molto bella che rappresenta le nozze di Cana, Cana di Galilea, quando Gesù cambiò l'acqua in vino. Un altro dipinto molto bello è la parabola del figliol prodigo. Poi un'altra vetrata che rappresenta la crocifissione. Ma soprattutto vi faccio vedere la parte centrale, ecco, del santuario, quindi l'altare con la statua, l'immagine della Madonna missionaria. Questa statua della Madonna, come dicevo, è stata portata un po' in tutto il Friuli e poi si è sentita la necessità di costruire questa chiesa per conservare la statua della Madonna, che era stata come la Madonna pellegrina, la Madonna missionaria che aveva peregrinato per tutto il Friuli. Ebbene, vedete quindi la parte centrale, quindi l'altare con l'immagine della Madonna e questa luce che scende dall'alto, luce naturale, poi anche c'è anche un piccolo faro che la illumina. E da questa parte, ecco, girando, si trovano ancora queste vetrate. Qui c'è la vetrata della nascita di Gesù, c'è un affresco che rappresenta i discepoli di Emmaus. Qui sotto c'è un'immagine molto bella, è con la Madonna missionaria, con le braccia aperte, che vuole abbracciare il mondo intero. E siamo proprio nel mese missionario, durante queste domeniche facciamo delle iniziative particolari, proprio perché siamo il santuario della Madonna missionaria. Ed ecco, in alto ancora l'ultima vetrata, forse non si vede molto, però ecco, rappresenta Maria, madre della Chiesa, vedete, di papi, vescovi, popolo di Dio, ecco, sono rappresentati in queste vetrate. E poi infine vi faccio vedere questo dipinto, in fondo alla chiesa, in cui ci sono tutte le rappresentate le comunità che hanno accolto la Madonna durante la sua peregrinazione per tutto il Friuli. Al centro c'è il tronetto della Vergine Maria e attorno ci sono tutte le varie comunità che hanno accolto la statua della Madonna nei loro paesi. Ecco, che Maria ci aiuti. Un saluto carissimo da questo luogo. Arrivederci, alla prossima volta.